Вулиці червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавих танках. Визволяти братів українців з московських кайдан. А ми ці московські кайдани розірвемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Не хилися, червона калина, маєш білий цвіт. Журися, славна Україна, маєш вільний рід. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Золотистий лан розпочало військо українське з ворогами тан. А ми тую ярою пшеницю і зберемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Червону калину підіймемо, а ми нас.
наші добровольці у кривавий танк. Визволяти братів українців з ворожих кайдан. А ми наших братів українців визволимо. Grazie Oksana, Seleska e gli altri per questo fantastico slideshow. Buongiorno a tutti, un caloroso benvenuto per chi non vi conosce, sono Catherine Cox e sono un'analista di Londra e parte del team WUJ. Prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, selezionate la vostra lingua d'ascolto. Oggi abbiamo ucraino, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, cinese, italiano. Chi parla inglese deve scegliere la lingua inglese per ascoltare l'interpretazione dall'ucraino all'inglese. Trovate l'icona a forma di globo delle lingue sullo schermo Zoom. Se siete su un computer portatile, forse in fondo allo schermo, se non lo vedete, dovreste cliccare sui tre puntini.
Vorrei dare un caloroso benvenuto naturalmente a voi, i nostri colleghi ucraini, ovunque vi troviate in questo momento. Siete stati nei nostri pensieri, nei nostri cuori durante l'estate e sono lieta di rivedervi. Anche se molti di noi sono stati in vacanza, la guerra non va in vacanza e voi avete continuato a lottare, a fare sacrifici, a sentire lutto e a servire i vostri clienti, le vostre comunità e a soffrire per voi. E per la nostra, per la vostra, per la nostra identità e libertà. I dittatori tirannici cercano di spezzare il morale della popolazione civile per vincere la guerra. Gli ucraini spesso parlano dei loro soldati come degli eroi, che naturalmente sono, ma per l'Ucraina, affinché l'Ucraina riesca a difendere se stessa, è necessario che la maggior parte della popolazione civile sia eroica essa stessa. La popolazione ordinaria deve sopportare una pressione e un dolore immenso e continuare a sostenere la battaglia in corso. Per quanto difficili siano le cose per i nostri colleghi, e questo comprende anche i nostri interpreti ucraini, loro sono sempre determinati a restare forti e non accettano di essere vinti. L'eroismo della popolazione ucraina fino ad oggi è riuscita a fermare la diffusione della tirannia. La storia ci dimostra che i tiranni, i despoti come Putin, non si fermano fino a quando non sono fermati. È un enorme successo e vi ringraziamo per il vostro coraggio e i sacrifici che state facendo. È un privilegio essere con voi oggi. Per concludere il mio benvenuto, un caloroso benvenuto ai nostri colleghi e amici che sono qui oggi o che ci ascoltano con le registrazioni e che stanno lottando contro la cancellazione e l'oppressione da parte dei tiranni ovunque in tutto il mondo. Siete nei nostri pensieri. Se è la prima volta che partecipate a uno dei nostri webinar, vi estendo un caloroso benvenuto, spero di rivedervi. Se non siete ucraini, anche voi naturalmente ricevete il mio caloroso benvenuto. La vostra partecipazione a questi eventi è un modo fondamentale di mostrare assistenza a livello personale ai nostri colleghi, ma anche, come ha detto Timothy Snyder, professore di storia ad Harvard, dimostra chiaramente la battaglia contro la tirannia. Dobbiamo essere una parte necessaria della soluzione se non dobbiamo essere, se non vogliamo essere parte del problema. A questo punto vi presento il nostro moderatore, presidente per oggi, Lisa Marchiano. La voce di Lisa, alcuni di voi la conosceranno se, come me, trovate molto calmante quando siete in macchina ascoltare il podcast This Jungian Life. Lisa, insieme a Deborah Stewart e Joseph Lee, riflette su tutto, dalla sindrome dell'impostore, all'intelligenza artificiale, l'amicizia, gli archetipi, i sogni, i miti, il film su Barbie, i traumi, i capelli, il senso di colpa e il sesso. Il prossimo libro di Lisa si chiama The Vital Spark, Reclaim Your Outlaw Energies and Find Your Feminine Fire. Energie fuori legge. Wow, non vedo l'ora. Quindi prego, Lisa. Grazie mille. Benvenuti, voglio ringraziare tutti della partecipazione a questo evento e voglio dare un caloroso benvenuto a tutte le persone che sono qui con noi. Affrontiamo questo tema fondamentale della democrazia interna ed esterna e della minaccia dell'autoritarismo in un momento cruciale e nella continua sofferenza dei nostri colleghi ucraini. L'autoritarismo interno o esterno, è un problema non soltanto nell'Ucraina dilaniata dalla guerra, ma in tutto il mondo, sia a livello personale che a livello collettivo. L'ascesa dell'autoritarismo ci interessa tutti. La resilienza del popolo ucraino di fronte ad un peggioramento della crisi umanitaria ci servono come uno sfondo potente per la discussione di oggi. Dopo mesi di guerra, 18 milioni di persone si stima abbiano bisogno di aiuti umanitari. 5 milioni di ucraini sono stati spostati, sono sfollati e altri 6 milioni vivono come rifugiati in altri paesi. I decessi tra i civili sono altissime e i continui bombardamenti continuano a terrorizzare le comunità per le famiglie, in particolare coloro che vivono vicino alle trincee. C'è molto poco supporto e le strategie per affrontare la crisi sono sempre più scarse. Ci si preoccupa molto degli attacchi continui sulle infrastrutture civili e su cui dipendono le comunità per l'alimentazione, il commercio e il riscaldamento. In violazione delle leggi internazionali, la Russia mette mine antiuomo e utilizza i prodotti alimentari come arma. Ora che la guerra si trasforma in una crisi protratta, i nostri colleghi ucraini e le loro famiglie devono affrontare un dolore inimmaginabile. A livello individuale, la sofferenza è un modo per separarci dagli altri.
La madre in lutto si trova da sola perché altre persone non sopportano di stare vicino a così tanta dolore e angoscia. Il dolore sembra troppo grande e troppo facile, difficile da comprendere quando diciamo non ci sono parole e andiamo oltre. Quando diventiamo le vittime di soprusi, la nostra vita non è più la stessa, non apparteniamo più al mondo dei vivi perché siamo stati presi da forze del mondo, del male e non siamo più quelli che eravamo. Quando le nostre comunità sono sconvolte dalla guerra, quando affrontiamo il rischio di cancellazione, ci chiediamo se siamo stati esiliati dal resto dell'umanità. Dobbiamo sopportare questi problemi da soli, gli altri sappiamo che stiamo soffrendo, gli interessa in questi momenti. È molto significativo quando le altre persone si rivolgono a noi piuttosto che allontanarsi da noi, quando le persone cercano di ascoltarci e di consolarci piuttosto che ignorarci o allontanarsi. Mentre cerchiamo di considerare ciò che, di cosa è capace l'umanità, ci aiuta a sapere che ci sono persone che non ignorano, ma che piuttosto ci tendono una mano in segno di compassione. Barbara Hanna ci dice che nel 1954 a Jung è stato chiesto se lui pensava che ci sarebbe mai stata una guerra nucleare. La sua risposta può guidare la nostra riflessione sulle tragedie distruttive collettive come il conflitto in Ucraina. E gli disse: penso che dipenda da quante persone possono sopportare la tensione degli opposti in se stessi. In altre parole, la risposta a questa domanda, a questa crisi pressante, urgente, collettiva, sta fondamentalmente nel singolo. Oggi Donald Cushing ci porta una importante esplorazione del concetto di democrazia interna ed esterna. L'Ucraina lotta per gli ideali democratici e ci ricorda la fragilità della democrazia e della costante ricerca dell'uomo per la libertà e la libertà d'espressione. E a questo punto spero che venirete a me in un minuto di silenzio nel riconoscere le persone che soffrono, le persone che sono morte, che sono state torturate o che sono state ferite. E adesso è un piacere presentare i nostri relatori e i partecipanti a questo panel. Oksana Zaleska lavora con i bambini ormai da 26 anni. Gli ultimi 9 anni si è dedicata a lavorare alle conseguenze della guerra. Ha adottato il metodo di serial drawing, di disegni seriali in situazioni di emergenza per i bambini impattati dalla guerra ed è l'autrice, la coautrice del progetto Safe Space che è stato implementato in Ucraina nel sistema educativo dal 2015 e che mira a supportare e evitare il stress post-traumatico nei bambini. Elena Brante è nata e cresciuta in Ucraina, negli ultimi 6 anni si è trasferita in Irlanda, è stata formata come analista nel gruppo ucraino di sviluppo, i suoi interessi principali sono il trauma, il narcisismo e l'immigrazione. E infine il lavoro di Don Kalcik è molto noto a tutti noi nel mondo junghiano, i suoi libri sul trauma sono stati forse
i contributi teoretici più importanti nel campo negli ultimi decenni. Ho avuto la fortuna di essere stata un'allieva di Don in molte occasioni e ho imparato sempre così tanto dalle sue conoscenze, dal suo calore, dalla sua umanità. Il paper che ci porta oggi è un altro contributo importante al campo utilizzando nozioni junghiane per lavorare per quanto riguarda i problemi della collettività. Do la parola a Donna, grazie, grazie Elisa e grazie a tutte le persone che hanno organizzato questo evento. Sono molto lieto di partecipare a questo webinar e a tutto ciò che ha a che fare con cercare di dare aiuto ai nostri colleghi in Ucraina. In questo momento della storia, in tutto il mondo, la democrazia lotta per la propria sopravvivenza rispetto alla minaccia dell'autoritarismo. In Ucraina questa battaglia si lotta tutti i giorni contro un regime autoritario brutale. I soldati ucraini muoiono in trincea e le donne e i bambini muoiono per le strade. Sotto questa agonia e questo lutto inspiegabile c'è questa lotta per la democrazia con un valori profondi, morali e spirituali che coloro che hanno la fortuna di vivere in democrazia a volte vivono e che in fin dei conti, per cui in fin dei conti stanno lottando i nostri colleghi ucraini. È un valore profondo che si intravede soltanto nelle battaglie umane e interumane e nei conflitti e che sono rese possibili dalla libertà, delle libertà concesse nei sistemi democratici. E anche in quel caso, solo in alcuni momenti particolari, come Abraham Lincoln a Gettysburg, o il discorso inaugurale di Nelson Mandela al Capo di Buona Speranza, o la vittoria nelle elezioni di Barack Obama a Grant Park a Chicago nel 2008. Questi momenti hanno una trascendenza che sembra provenire da una lotta tra opposti che si risolve in un misterioso terzo. Sono momenti che curano quando vengono toccati i sentimenti più profondi, sono anche momenti in cui lo spirito si solleva. In governi autoritari lo spirito non ascende, non sale, ma piuttosto non riesce a esprimersi. I momenti democratici di trascendenza che descrivo ci commuovono in modi in cui solo una vita vissuta in libertà ci può commuovere. La democrazia si comprende meglio come una lotta costante per quella libertà, una battaglia contro la minaccia inevitabile dell'autoritarismo, una battaglia che non si conclude mai. È sempre una battaglia con la democrazia stessa. E oggi voglio parlarvi di questa battaglia e per illustrarla con un caso individuale di psicoterapia in cui questo valore profondo è emerso in modo particolare. Sono giunto alla conclusione che la battaglia per la democrazia della psiche e per quel valore morale e spirituale inerente nel processo democratico ha a che fare con i rapporti tra democrazia e consapevolezza o coscienza, una relazione molto preziosa agli occhi di Jung. Lo scorso anno, quando è iniziata la guerra in Ucraina, ho cercato di esprimere in una lettera ai colleghi ucraini questa connessione ineffabile tra la democrazia e la consapevolezza. Quindi ripeto il paragrafo rilevante qui della mia lettera. Cito: la vostra battaglia fa parte di quella rivoluzione nella consapevolezza. I dittatori cercheranno sempre di lottare contro questa nuova consapevolezza perché fa loro paura, ma la lotta per la democrazia, per l'uguaglianza, per la diversità e per la realtà sacra che tutte le persone in questo pianeta contengono la luce del diritto sacrosanto alla vita e alla libertà è molto più grande di qualsiasi singola battaglia e deve essere fatto in continuazione, sempre, in ogni generazione. Coloro tra voi che lavorano con individui che hanno subito traumi sanno che questa è la stessa battaglia che si fa nel mondo interno tra una consapevolezza che promuove la vita nuova e democratica e le forze oppressive, violente, antivita nella psiche. Ora voi state lottando portando avanti questa battaglia sulle strade, state lottando per più della sopravvivenza, per la nascita di una nuova libertà, per una nuova consapevolezza rivoluzionaria che lentamente prende piede su questa terra contro una enorme resistenza. Lottate per un centro morale trascendente per la vostra nazione, malgrado il vostro trauma attuale, state lottando per l'anima e mi congratulo con voi.
Nel lavoro sul trauma che svolgo con i singoli pazienti mi sono reso conto che spesso aiuto i miei pazienti a lottare per una democrazia della psiche contro la tirannia di un sistema interno autoritario di difese organizzato intorno a paure e ansie esistenziali. Questo sistema, che ho chiamato il sistema di autocura, self-care, è uno sforzo da quello che Jung chiamava il sé primordiale, con S maiuscola, di regolare la psiche infantile a seguito di caos, dolore e frammentazione del trauma, precoce. L'agente principale di questa regolamentazione è la difesa della dissociazione. Analizzando i sistemi interni di dissociazione che emergono per regolare la personalità in seguito al trauma, possiamo comprendere meglio come l'autoritarismo prende piede prima nella psiche e poi nel mondo. Nella mia presentazione di oggi parlerò di un lavoro con un uomo la cui psiche aveva adottato un sistema autoritario di difese violente. Nel suo mondo interno, la parte infantile vulnerabile era continuamente oppressa da un tiranno, potente tiranno interno. Queste parti sensibili e piene di anima del mio paziente erano una chiave verso la vita più piena che lui voleva, ma non avevano, secondo la sua legislatura interna, diritto di essere, non avevano voce in capitolo nel Parlamento della sua psiche. Quando abbiamo iniziato, queste parti esigenti e dipendenti della sua psiche lo mettevano sempre nei guai, almeno è così che lo vedeva il tiranno interno che controlla. E quindi dovevano essere represse, addirittura eliminate se necessario. Esiste una parola per questo tipo di eliminazione nella psiche, si chiama dissociazione. E inevitabilmente questa dissociazione porta all'autoritarismo. Jung ha parlato a lungo della dissociazione rispetto a quello che lui chiamava i complessi, ma la dissociazione di cui parlerò oggi è una forma più grave. Nella vita, nella ciclo di sviluppo di un bambino, della vita di un bambino, prima che l'esperienza del bambino sia stata formulata in complessi e molto più violenti rispetto alle deboli difese come il metodo di repressione. Opera per uccidere la nostra consapevolezza del dolore che è risultato insopportabile, o per anestetizzare i nostri sentimenti dolorosi in generale, di modo che non sono mai resi consci. Questo tipo di dissociazione quindi sembra attaccare tutte le connessioni tra le parti vulnerabili non volute del sé e dell'ego. La dissociazione inizia come uno sforzo di autoregolazione. Ma poiché la dissociazione è un metodo di difesa, la sua unica autorità è la negazione, la sconnessione dai sentimenti, la chiusura in se stessi, la limitazione, la frammentazione. Non può creare nulla o mettere insieme nulla di nuovo. Cerca di controllare i sentimenti di dolore e paura, controllando e dominando le parti vulnerabili del sé che ritiene siano alla radice di questo dolore e di questa paura. Tutto questo porta ad una sorta di disturbo autoimmune della psiche, in cui una parte del sé attacca una parte meno accettabile. Tale oppressione interna è l'essenza dell'autoritarismo e rappresenta una lenta forma di suicidio. Nel processo terapeutico con il mio paziente Mike vedrete una battaglia per salvare una democrazia della psiche dalla tirannia autoritaria di tale violenza. È stata una battaglia per un sistema interno più inclusivo, più accomodante, dove anche i più piccoli, i più deboli, potessero avere una voce in capitolo, come dice Matteo 25:40, nella gestione del sé. Con Mike mi sono trovato a lottare per creare un contenitore interpersonale che potesse ospitare e trattenere gli opposti, i totali opposti del suo mondo interno e del mio. Il suo mondo interno era un calderone arrabbiato di opposti, alcuni di essi coscienti gli uni degli altri. C'era una vulnerabilità infantile e innocente che si opponeva ad una violenza primitiva soffocata da un amore sentimentale.
la sua ricerca di amore si opponeva a un'autosufficienza spietata. La sua natura tenera si opponeva ad un maschilismo e a una durezza. Mike non ha mai avuto una relazione amorevole con i genitori o con chi si occupava di lui abbastanza forte per contenere questo Sturm und Drang di queste parti in conflitto primitive del sé nelle relazioni. Non era mai riuscito a piangere, a urlare e ad essere dipendente, ad avere questo sentimento di bisogno. Anzi, cercava spesso di esprimersi. Aveva provato a farlo, ma i suoi sentimenti erano stati picchiati letteralmente da suo padre. Quindi abbiamo iniziato con un conflitto interno, mentre iniziava anche questo conflitto nel mondo. Lui non era in guerra contro se stesso, era in guerra contro un mondo insensibile e con le persone che per lui erano più importanti, me compreso. Potremmo dire che i suoi opposti interni erano diventati praticamente completamente esternalizzati, si erano liberati da questo contenimento interno e stavano facendo sfacelli nel mondo, creando questo disordine nella sua vita. Quindi, che tipo di psiche può contenere tali opposti? Beh, Jung è stato molto chiaro in questo. Una psiche democratica, diceva. Secondo lui, una personalità normale e sana esiste come un assemblaggio di molteplici parti. Anche l'ego stesso è come un arcipelago di isole in un mare di inconscio. Per il bambino appena nato, le esperienze iniziano come immagini istantanee, veloci, di sensazioni, affetti, immagini o pezzi di memoria. Lentamente tutti questi si riuniscono in immagini in movimento e un ego centrale inizia ad integrarle in un'identità coesa. Ma questa identità è composta da molte sfaccettature, molte parti senzienti, alcune inferiori e in conflitto con altre parti superiori. Se il bambino, mentre cresce, ha la fortuna di essere amato, questi sentimenti conflittuali possono essere espressi, elaborati e integrati senza essere esclusi o vietati dalla consapevolezza. Diverse posizioni dell'io possono essere tenute insieme senza minacciare l'integrità della persona. Questo è quello che voleva dire Jung con una democrazia della psiche. Un'altra parola è una psicologia di conflitto. L'autoritarismo non riesce a tollerare il conflitto interno e quindi sposta un polo del conflitto nel mondo. Il mondo psicologico, la parola psicologica per questo è proiezione e il suo meccanismo è la dissociazione. Ciò che è vero per gli individui è vero anche per i gruppi. Quando nasce una nuova nazione nella storia, questo avviene come insieme di molte parti. Nella vita collettiva sappiamo che queste parti sono diverse tribù o razze o generi o gruppi o sottogruppi di immigranti con diverse religioni o preferenze sessuali. La salute di una nazione dipende da quanto compatibili questi elementi costitutivi opposti possono coesistere gli uni con gli altri. Il conflitto è inevitabile, ma la domanda è: può essere sostenuto dalle istituzioni, le leggi, dai documenti fondanti, dalle tradizioni di una cultura, creando quel ricco fermento di vita comunitaria e creatività per una nazione che è possibile in una democrazia. Jung viveva in Svizzera, una delle democrazie più durature. In un discorso nel 1946 alla BBC, intitolato La lotta contro l'ombra o le tenebre, Jung ha detto: in Svizzera abbiamo creato la democrazia perfetta, dove i nostri istinti guerrieri si traducono in litigi domestici, che noi chiamiamo vita politica. Ci facciamo la lotta all'interno dei limiti della legge e della Costituzione e tendiamo a pensare alla democrazia come uno stato cronico di guerra civile mitigata. Siamo ben lungi da essere in pace con noi stessi, al contrario, ci odiamo e ci facciamo la guerra perché siamo riusciti a introvertire, se vogliamo, la guerra. Introvertire la guerra. Quindi il processo di sofferenza degli opposti internamente definisce per Jung la democrazia. Ci vuole molto coraggio, soprattutto competenza emotiva e resistenza per riuscire a fare questo. La competenza emotiva è una cosa che può essere sviluppata, ma comporta una sofferenza psicologica. Per questo è una battaglia difficile da vincere e facile da perdere. Una simile competenza definisce la salute di un individuo, ma anche quella di un gruppo. Ma c'è qualcosa di più sulla democrazia.
che la rende ciò che Jung chiama un'istituzione estremamente psicologica. Per Jung, l'evoluzione stessa della coscienza in questo pianeta dipende dalla nostra capacità di sostenere la tensione tra opposti interni. La battaglia dinamica tra opposti, nella psiche è quello che produce la consapevolezza. Jung era unico nel comprendere che la democrazia era uno sviluppo. Un successo dovuto allo sviluppo rispetto ai sistemi autoritari internamente ed esternamente. Il conscio, la consapevolezza avanza come due lati opposti che sono tenuti in tensione abbastanza a lungo per produrre una terza cosa trascendentale. Jung chiamava questo terzo misterioso la funzione trascendentale perché la vedeva come un modo dialettico per cui la consapevolezza avanza nella psiche e nel mondo. Questa funzione trascendentale era il nome che Jung dava a questo valore profondo, morale e spirituale al centro della nostra battaglia per una maggiore consapevolezza di cui ho parlato all'inizio. Quindi la democrazia, al meglio, è più che un altro modo per organizzare le parti del sé o di una nazione, malgrado le sue inefficienze. E i suoi problemi, al meglio, la democrazia interna ed esterna promuove il tipo di sofferenza e di sentimenti opposti, di opinioni opposte necessari per generare consapevolezza. Al contrario, l'autoritarismo trainato dalla paura dissocia questi opposti in guerra in nome di ordine e controllo e scambia la complessità interna e la libertà per la sicurezza. Ciò significa che la dissociazione degli opposti e quindi inconsapevolezza. Questo è quello che Jung vuole dire, aveva da dire la necessaria sofferenza per limitare il conflitto e promuovere una democrazia interna della psiche. Cito: se il conflitto proiettato deve essere guarito, deve trasformarsi nella psiche dell'individuo, dove è iniziato in modo inconsapevole. Deve celebrare un'ultima cena con se stesso, mangiare la propria carne, bere il proprio sangue, il che significa che deve riconoscere ed accettare l'altro inferiore in se stesso. Questa non è una ricetta apprezzata popolare per gestire una vita personale o un paese. Adesso vi mostro questo lucido. Neil, se puoi metterlo a schermo, grazie. Il sistema delle difese autoritarie che ho scoperto nei miei pazienti con traumi precoci e che ho chiamato self-care system. Questa è un'immagine di questo sistema e sono due potenze archetipe, forze archetipe. Questa è un'illustrazione di William Blake che si chiama L'angelo del bene, gli angeli del bene e del male lottano per il possesso del bambino. Questi angeli per me sono la personificazione di potenze primitive dissociative nella psiche, mentre il bambino per me è la personificazione della vulnerabilità umana in mano loro. Questi due angeli sono nati nell'eruzione vulcanica del trauma e sono entrambi attratti e allo stesso tempo non vogliono avere i fallimenti umani vulnerabili del bambino nella loro cura. È importante rendersi conto che queste sono potenze archetipiche che appartengono allo strato collettivo della psiche e sono quindi coordinate da quello che Jung chiamava il sé e rappresentano quello che Michael Fordham chiamava la difesa del sé. Alla fine devono essere umanizzati e devono entrare sotto il controllo dell'ego, ma questo processo di umanizzazione rappresenta per loro un'umiliazione e resisteranno con forza. Sono esseri autoritari di un inconscio collettivo e non vogliono essere democratizzati. Per poter dissociare il bambino vulnerabile rispetto alle proprie cure, il sistema dissociativo sembra utilizzare due energie opposte che rappresentano gli angeli di Blake. Una è l'aggressione e la violenza, questo l'angelo delle tenebre sulla sinistra. L'altra invece è un'illusione e praticamente anche cercare di dispellere la realtà. E questo è praticamente il lavoro dell'angelo e della luce. Tutte queste sono delle difese, un
Angelo praticamente disintegra, si disconnette, l'altro invece incapsula e fornisce delle illusioni, dei miti secondo cui vivere. Un angelo protegge, l'altro un persecutore, però entrambi servono il progetto della dissociazione dell'ego dai sentimenti insostenibili di dolore in realtà. La violenza dell'angelo, delle tenebre, la sua malevolenza nei confronti del bambino ferito nel mondo interno è risultato scioccante per me, è la prima volta che l'ho visto. Abbiamo identificato questi oggetti interiori tirannici nel materiale del paziente. Marco Sebelka ha parlato appunto di oggetti totalitari come oggetti genitoriali internalizzati e ingranditi dalla dipendenza del bambino. Bion ha parlato del superego distruttivo, di un dio interiore ostile all'acquisizione di esperienze emotive che attacca tutti i collegamenti tra le varie parti del mondo interno. Ferben parla di un sabotatore interno che attacca un ego libidico innocente. Anne Hanwal descrive un regime fascista interno il cui obiettivo è appunto di isolarci, incrementando la nostra vergogna. Il mio lavoro ha identificato questa figura interna come difensa dell'archetipo personificato da Dante nella famosa Divina Commedia, come il mostro orrifico Disc, che opera in un mondo interno terribile, pieno di sentimenti alienanti e di parti frammentate di ricordi traumatici. Disc è un nome appropriato, il signore della dissociazione, la sua violenza è più ovvia appunto dei poteri angelici all'interno del sistema dissociativo. La voce di Disc nel mondo interno del paziente è negativo e critico se il bambino cade nelle sue braccia, si riempie di vergogna, di un senso interiore, di sentirsi una persona cattiva, non avere senso, e in contrasto l'angelo della luce cerca di sostenere la disillusione del bambino interno con realtà idealizzate alternative che sono meno negative e quindi sostiene la speranza, anche se questa speranza sembra un'illusione, una speranza falsa o quello che Martha Stoke chiama appunto una continua speranza. Questo angelo è responsabile per quello che i terapisti chiamano un bypass spirituale, quindi cercare di evitare dei sentimenti dolorosi del corpo, rifugiandosi nella propria testa, nel mondo spirituale, con realtà alternative. Teorie della cospirazione sono una specialità dell'angelo della luce nel sistema SCS, che è praticamente un maestro della disinformazione. Se l'angelo della luce riesce appunto a creare abbastanza paura, giustifica e alimenta la violenza dell'angelo delle tenebre, quindi lavorano in collaborazione. La cosa importante è di tenere in mente queste potenze mitiche, la violenza e l'illusione che sono presenti in tutti noi, definiscono due estremi del modo di pensare autoritario. Una persona sana potrebbero essere presente come aggressione sana da una parte e fantasia creativa dall'altra, ma nella persona traumatizzata, il cui mondo interno è stato rapito dalla paura, queste potere non sono disponibili per una vita autentica, ma vengono reclutate per scopi difensivi. Nel linguaggio psicologico sono una tentazione omnipresente verso essere positivi o negativi, idealizzazione o diabolizzazione, ma non c'è niente nel mezzo. In questo mondo che noi viviamo qui nella Terra, laddove amore e odio umani sono possibili. Ed infine la nostra immagine, il sistema SCS, vediamo appunto il bambino che si rifugia nelle braccia dell'angelo della luce. Vediamo questo come un bambino, come il bambino interiore e storico del paziente, la vulnerabilità umana, e c'è una referenza appunto nella parabola di Gesù. Tutta la guarigione del trauma
trauma deve passare attraverso questo bambino interiore ferito. E questo vuol dire cercare di ottenere un compromesso con gli angeli custodi che non vogliono rilasciare questo bambino interno in una relazione con qualcuno che è all'esterno del sistema. Quando il bambino ferito si presenta per la psicoterapia, ci porta qualcosa di più nella nostra consapevolezza. Come terzo mancante, questo misterio potrebbe essere una qualità inevitabile, una dimensione transpersonale, lavoro che è difficile da descrivere o definire. L'esperienza della grazia si avvicina a questa situazione. La relazione di Jung sull'archetipo Puess è praticamente uno sforzo per approcciare, avvicinarsi a questo mistero. Adesso desidero presentarmi il mio lavoro svolto con Mike per illustrare appunto come ha origine il sistema SCS e come viene trasformato molto lentamente nella psicoterapia. Mike era una persona narcisistica, mascolina, attraente quando l'ho conosciuto. Sua moglie però era preoccupata dei suoi problemi riguardanti la rabbia, ma oltre, diciamo, a problemi che ha avuto anche per la rabbia, per il traffico. Però Mike aveva iniziato ad avere anche dei timori, delle ansie incontrollabili, aveva paura di perdere il suo bambino appena nato, appunto nato con itterizia, ed era particolarmente fragile. Il neonato adesso era a casa, sicuro, però Mike continuava a preoccuparsi in maniera ossessionante e ha trascorso moltissime notti in bianco presso la culla del bambino, controllandone il respiro e piangendo al pensiero di poterlo perdere. Nella sua sessione iniziale, Mike era così preoccupato da questi sentimenti, che mi parlava andando avanti e indietro come un animale in gabbia, e durante il corso di diverse settimane si è calmato un po'. Abbiamo iniziato ad esplorare la sua storia, che includeva appunto il fatto che veniva picchiato dal padre già a partire dall'età di 2 anni con una pala di legno. Però Mike si rifiutava di piangere, non voleva dare soddisfazione al padre, era devoto alla madre. Però a 18 mesi, quando è nato il fratello, è diventato inconsolabile e ha iniziato praticamente a rompere le cose nella casa. Veniva punito anche dal padre, che gli metteva un collare attaccato a una catena per il cane, appunto per umiliarlo e per evitare appunto che distruggesse altri oggetti quando i genitori erano fuori casa. E durante l'adolescenza ha avuto problemi con le autorità, aveva gravi problemi di apprendimento, veniva umiliato dagli altri studenti, ma anche dagli insegnanti a scuola. E quindi la vergogna ha contraddistinto la sua adolescenza, e di notte molte volte entrava nella scuola e defecava sulla scrivania degli insegnanti che lo umiliavano. È diventato appunto un ladro molto, molto abile, e sua madre e il prete locale hanno cercato sempre di liberarlo, e dopo questi incidenti il padre si è rifiutato di parlargli, e appunto facendo diverse osservazioni a Mark, dicendo che era disgustato dal figlio. Come spesso accade nei pazienti che hanno sofferto dei traumi catastrofici ripetitivi come questo, Mark raccontava la storia senza alcun sentimento. Non poteva essere né triste né arrabbiato per questo trattamento da parte del padre. Poi la situazione poi è cambiata man mano che ci siamo conosciuti. Mike presentava anche dei dettagli orrifici della sua infanzia, praticamente anche con un sorriso cinico, parlando ad esempio della catena del cane. E poi riconosceva anche
lo sguardo doloroso che avevo sulla mia faccia, e questo gli dava il permesso di sentire il proprio dolore e cercare di affrontare il proprio dolore, tristezza che era collegato appunto a ira causata dall'umiliazione subita durante l'infanzia. E questo bambino interno ferito iniziava regolarmente ad entrare nello spazio tra di noi e poi mi ha parlato di un sogno. Ero praticamente in un grande hotel e sono una guardia del corpo e c'è un bambino in una strada adiacente, però il bambino non sa chi è. Sento la presenza di una persona maligna, molto, molto vicina. Sono allerta, sono vigile. Poi c'è un'esplosione causata dal maligno. Corro nella camera del bambino che ha 5-7 anni. L'esplosione avviene nella camera accanto. Il bambino è in shock e lo riconoscono, come le immagini della sua vita che si vede scorrere davanti agli occhi. Mi siedo accanto a questo bambino. Sapevo che l'esplosione era un po' come un trucco: se volevano uccidere questo bambino, lo potevano farlo. E inizio a urlargli: chi sei? Lo sai chi sei? E i suoi occhi praticamente sono fissati. Poi vedo anche un piccolo sorriso sulla faccia, non so, forse sono riuscita a stabilire un contatto con il bambino che però non mi guarda e rimango frustrato, lascio la camera e piango appunto perché mi sento impotente, non riesco a stabilire un contatto con questo bambino. Poi cerco di raccontare questo sogno a un uomo al piano superiore, una donna è presente e mi ha detto appunto di raccontare tutta la storia, però sono bloccato come un caso di amnesia oppure elettroshock, non riesco a ricordarmi la storia della vita di questo bambino. Cerco di tornare indietro, di ripercorrere la storia, però non riesco mai a sfuggire al maligno e poi mi sveglio tutto sudato. E ecco, questo per dimostrarvi come funziona la dissociazione, per evitare di ricordare delle esperienze traumatiche, anche con l'aiuto di affetti violenti e di rapi che cercano appunto di uccidere o di distruggere le memorie offensive. Vediamo appunto nel caso di Mike, come questi pezzi frammentati delle memorie, dei ricordi, raggiungono la consapevolezza e come questa bomba pazzesca, questo angelo delle tenebre resiste a questa rabbia esplosiva. Ecco, questo praticamente visto nel suo sogno, come questo bambino appunto. E questo sembra però antagonizzare il maligno. E poi si vuole raccontare appunto la storia al signore che sta al piano di sopra, questo riferimento, però di nuovo non lo può fare perché chi ha sognato sembra avere appunto amnesia o qualcosa del genere, elettroshock, un riferimento molto chiaro alla dissociazione. Quindi inizia praticamente la guarigione e anche la battaglia con le difese. Questo è un esempio classico di cosa significa affrontare e lottare per la democrazia della psiche, c'è un desiderio interno dell'ego, del sogno di stabilire una connessione con le parti allegnate per riscattarle, per ripristinarle alla comunità umana da cui sono state scacciate. Ma il sistema autoritario fiorisce sulla dissociazione. Comunque Mike sente la presenza di questo bambino interiore ferito e si sente anche molto di più nel suo corpo. Quando succede questo, è l'angelo delle tenebre che ha il sopravvento e lui inizia praticamente a andare avanti e indietro nella camera, a mostrare più
più rabbia. E i sentimenti vulnerabili, difese violente contro questo andare avanti indietro, contro questo amore e questo odio. Poi alla fine siamo riusciti a ridere di questi comportamenti. È come praticamente un guerriero irlandese, Cucaglian, che praticamente ha subito degli spasmi nella battaglia, nel campo di battaglia. Quando ritornava della battaglia, ha dovuto essere immerso in tre contenitori di acqua fredda per essere pronto per la civiltà. Appunto, alcune sessioni erano proprio come queste. Mike, alla fine della sessione, era pronto di nuovo per la società civile e praticamente gli piaceva essere confrontato con un famoso guerriero. La negoziazione con le difese demoniche di Mike è come entrare in un villaggio dell'Afghanistan e condurre trattative con un capo tribù afghano, cercare di trovare un incontro con donne e bambine. Bisogna iniziare a riconoscere, a rispettare il ruolo svolto da questo capo tribù nella vita del suo villaggio, della sua famiglia, dimostrare rispetto anche nei confronti di questo angelo delle tenebre. E con sufficiente riconoscimento, apprezzamento, patriarca e custode, lentamente cercava appunto di rilassarsi e iniziare a consentire il contatto con i bambini. Nei primi 7 anni del nostro lavoro ho evitato qualsiasi confronto con il capo tribù afghano interiore di Mike. Sapevo che era molto permaloso, non volevo appunto toccare questi sentimenti. Il suo sistema SCS era stato progettato per proteggere l'innocenza del suo sistema, quindi non volevo essere responsabile per suggerire che qualcosa era andato storto. Se lo facevo, praticamente non lo esprimeva all'esterno, però ovviamente provava grande rabbia all'interna. Io ero abbastanza timoroso della sua rabbia, e l'aggressione di Mike tendeva a subentrare da un trasferimento positivo. E visto che continuava a parlarmi di questi incidenti, di rabbia del traffico, di queste esplosioni compulsive che continuavano a succedere, nonostante tutto il lavoro che avevamo svolto insieme, ho iniziato a sentire la mia stessa versione di ansia paranoide e il mio fallimento. E in qualsiasi frustrazione poteva scaturire questo sentimento di umiliazione, di vergogna, di impotenza di Mike, e poi iniziava appunto a imprecare, non so, durante questi incidenti di rabbia di traffico, se l'altro autista poi rispondeva alla stessa maniera, si passava poi alle mani. Queste energie praticamente accoglievano, si avvolgevano intorno a Mike, che per il momento non sapeva più che cosa stava facendo. E questo ovviamente aveva un impatto sul matrimonio, sulla relazione con i bambini, e molte volte ritornava a seguire questi vecchi schemi. Ho iniziato a avere l'impressione che la terapia fosse inefficace, e anche sua moglie si chiedeva il motivo per cui questa terapia non funzionava. Abbiamo iniziato a pensare a quali medicine prescrivere, e poi abbiamo avuto una sessione in cui l'angelo delle tenebre si è impadronito del nostro processo, e praticamente, e poi c'è stato in seguito un altro incidente di rabbia del traffico, in cui ha terrorizzato un altro uomo che era praticamente la sua metà. Non si sentiva rimorso, solamente questo grande senso di violenza. E poi ha cambiato argomento, parlandomi di tematiche urgenti con la moglie, e io ho cercato di ascoltare con questo sentimento di sentirmi impotente. Pensavo che magari uno
psicopatico. E poi ho suggerito appunto che stava evitando le cose più importanti di cui parlare, gli ho chiesto come si sentiva. A proposito di cosa, mi ha detto con irritazione cinica. A questo punto qualcosa si è rotto in me, anch'io ho perso il mio controllo, almeno la mia mente analitica, sono completamente attivato e non ero più in grado di contenere le mie emozioni. E gli ho detto, praticamente tu minacci tutto quello che hai creato nella tua vita, la tua professione, la tua famiglia, la relazione con tua moglie, con i ragazzi, con il sottoscritto. Solamente per avere questo senso di adrenalina creato da questa rabbia. Praticamente ti comporti come un bambino di 8 anni, sei incontinente dal punto di vista emotivo e non riesci a controllarti. Quanto imparerai finalmente a controllarti? E lui praticamente mi ha. Beh, diciamo che non è stato un bel intervento, mi ha mandato a quel paese, era molto molto arrabbiato, se n'è andato, sbattuto la porta e poi è andato a rinchiudersi nel bagno. Beh, grazie a Dio non c'erano altri pazienti. E poi praticamente si è seduto tremante, senza parlare. Mi sono seduto appunto in silenzio, poi sono uscito e ho detto a Mike che ero veramente, mi dispiaceva veramente che non si meritava questa esplosione da parte mia, non sono, mi sono comportato meglio di te in autostrada. Cerchiamo di non rovinare la nostra relazione perché c'è molta, la posta in gioco è molto alta. Dopo qualche minuto ho sentito che aveva aperto la porta, era seduto appunto sul water, io mi sono seduto sulla vascola, ho messo la mano sulla spalla, sono passati diversi minuti e finalmente siamo ritornati in noi stessi. Poi ho notato che Maya ha iniziato a piangere. E poi ho aspettato che dicesse qualcosa, ma non mi ha detto niente. Gli ho detto che cosa senti, come ti senti? Mi ha guardato e poi ha visto che anch'io piangevo e mi ha detto: non lo so, me l'ha detto. Mi sento triste, addolorato per via di mio padre. E poi ha iniziato veramente a piangere. Nessuno si è mai interessato di me, ha avuto cura di me. Io ho dovuto occuparmi di tutto personalmente. Io cercavo sempre di ottenere aiuto, era un'espressione di aiuto anche prima di essere arrestato, prima di 18 anni. E mio padre non mi ha mai parlato. Praticamente mi faceva sentire male. Tu invece non mi fai sentire cattivo e male. Tu non mi fai sentire male. E improvvisamente anch'io ho iniziato a piangere, mi sono sentito sollevato, un senso di gratitudine all'interno del mio torace, perché io mi ero comportato proprio al contrario e mi sentivo veramente male. Anch'io ero diventato un angelo delle tenebre, però non l'avevo distrutto e non avevo distrutto noi, sia l'amore che l'odio, il bene e il male, tutto questo ci ha tenuto insieme. Ma l'amore era più forte, quindi la relazione è stata conservata e è diventata sempre più profonda. Questo momento è stato un po' l'inizio, come ho detto all'inizio di questo mio paper, un momento paradossale di vulnerabilità condivisa, di trascendenza. Ci siamo presi per mano e abbiamo condiviso questo momento veramente straordinario, come il balsamo di Gilead, appunto curante, riconciliante. Per entrambi di noi, c'era appunto sia l'angelo del male e del bene in tutti noi. E uno dei modi per poter pensare alla nostra esperienza è espresso in questa maniera: il trauma della emotività non condivisa con il padre era troppo dolorosa da ricordare e quindi si è passata alla dissociazione. Ma questa separazione, questo desiderio di guarigione non era scomparso. Mike ha cercato di avere una relazione che potesse vivere di nuovo, però con un diverso esito. La ripetizione
situazione, come l'analista di Boston Paul Ross definisce, ha a che fare con quello che noi possiamo sentire, quindi praticamente l'agiamo, ripetiamo nel comportamento senza consapevolezza. La compulsione della ripetizione ammette un sistema organizzato dell'incompetenza affettiva, un sistema di sentimenti disfunzionale. Qualche mese dopo, verso la fine di questa analisi, Maika ha avuto un sogno molto importante, presenta un'immagine della guarigione e riconciliazione tra il padre e il figlio orfano e perduto. Adesso vi racconto il sogno. E facevo parte delle forze dell'ordine, stavamo rincorrendo questo ragazzo che ha la stessa età di mio figlio più grande, 10 anni. Ecco, sembra un bambino afghano, ignorato, perso, e in mano ha un vecchio giornale. Questo ragazzo praticamente ci è scappato per diversi anni. Adesso che l'abbiamo catturato, mi sento confuso, mi guarda con occhi imploranti e mi dice: è giunto il momento? E mi dà il giornale. E l'articolo in prima pagina parla di questo bambino perduto e di come il padre lo vuole indietro perché è stato perduto, è stato abbandonato, è stato rapito. E in quel momento io lo riconosco come mio figlio, come se fosse stato appunto il figlio di una donna che avessi messo incinta. E sento un grande sentimento di desiderio e di dolore. Gli dico che l'amo. E lo abbraccio e mi sveglio profondamente scosso. Ecco, questo bellissimo sogno ha annunciato un grande cambiamento nel nostro lavoro insieme, un'integrazione molto importante nella psiche di Mike tra una parte alienata del padre giovane di lui, con diciamo invece come un fuggitivo, come una persona appunto che fosse stata rapita. Maika piangeva mentre mi raccontava questo sogno, riconoscendo che questo bambino perduto era lui, che c'erano delle ferite molto profonde nella relazione con il padre, si sentiva impoverito, abbandonato, addirittura come se stesse morendo di fame. E adesso il giornale dice che il padre del bambino lo vuole indietro, un'integrazione dei più deboli tra di voi, ed è possibile ora immaginarsela. In questo, appunto, questo Kairos, appunto, che intercetta Cronos. In questo esempio ci è data un'idea del modo in cui la psiche sembra di celebrare il recupero di questa integrità perduta, la guarigione di tutte queste parti dissociate, il padre che abbraccia il figlio perduto. Questa è una vittoria per l'integrazione nei confronti della disintegrazione, la vittoria della democrazia della psiche per l'inclusività, la vittoria della psicologia del conflitto rispetto alla psicologia dissociativa, resa possibile dal coraggio di accettare i sentimenti vulnerabili. E a quanto pare questa accettazione è possibile solamente attraverso una connessione, una relazione umana, in questo caso l'amore che era più forte dell'odio nella relazione tra Mike e il sottoscritto. La parola consapevolezza significa conoscenza con un'altra persona. La democrazia viene da demos, che vuol dire persone, e kratos, potenza, e quindi la potenza che viene solamente attraverso il popolo, le persone, proprio come la psiche ha bisogno di compassione appunto per la guarigione. Le persone hanno bisogno di istituzioni democratiche, di leggi basate su documenti come costituzioni e tribunali per l'elaborazione delle proprie energie del conflitto, opinioni per l'autoespressione e per soffrire insieme quelle che sono le benedizioni di essere umani. Democrazia è una nuova creatura della Terra è il bambino umano della consapevolezza che si trova da due esseri spirituali autoritari, due
e angeli che appunto non sono sempre dalla loro parte, potrebbe non sopravvivere, ma questa è la realtà degli esseri umani, questi siamo noi. Grazie, Dan, davvero ricco di informazioni, molto interessante e non vedo l'ora di poter discutere. A questo punto facciamo una piccola pausa di 3 minuti, quindi ci ritroviamo tra 3 minuti e riprenderemo. Grazie. Bene, bentornati. Andiamo avanti con il nostro programma. Ascolteremo delle osservazioni da Olena Brante. Prego, Olena. Buonasera a tutti. È un onore per me partecipare a questo webinar e sono grata a Donald per tutta e a tutti gli organizzatori per questa opportunità per fare parte della discussione di oggi. E oggi vorrei presentarvi un caso che una giovane ragazza attraente ha chiesto il mio aiuto. Mi ha detto: aiutami ad aiutare mio papà, non si comporta bene in quello che fa. Ma non mi ha potuto dare nemmeno un esempio di ciò che esattamente suo padre facesse di sbagliato. Quindi andiamo al primo lucido. Questa ragazza la chiamerò M. Aveva 18 anni all'epoca, viveva a Kiev e
veniva da una famiglia benestante, rispettabile. Aveva un fratello un po' più giovane, aveva ricevuto una buona educazione, si era laureata, sua madre aveva la propria attività, era interessata nella psicologia, nel coaching, nello sviluppo del personale, e suo papà era un uomo d'affari di successo, un uomo fedele, un marito fedele per sua moglie. Come padre aveva fornito supporto, soldi, attenzione e consigli ad Emme. E M mi ha impressionato, mi è sembrata una personalità profonda, sensibile e ha creato una sorpresa lieta, oltre ad una leggera infatuazione. Il nostro lavoro è andato avanti per anni ed sono successe molte cose, ma vorrei analizzare la storia dalla prospettiva dell'autoritarismo e della democrazia e il principio del piacere. M era piena di giudizi categorici sulla sua personalità, sulla femminilità e sulla vita in generale e il concetto di piacere. La sua democrazia interna non aveva voce in capitolo. Vi mostrerò i due primi sogni che secondo me mostrano la presenza di una struttura autoritaria, la sua connessione con l'archetipo del padre e l'essenza dell'autoritarismo espressa attraverso immagini intrapsichiche. Il primo, allora, la mia famiglia sta andando in Giappone, io non so dove siamo, tutto sembra come una fiaba. Come lo spazio. Il quinto sogno, sto andando da qualche parte e vedo attraverso una porta che mia nonna, la mamma di mia mamma, il mio papà, sta filmando pornografia. Sono oltraggiata e terrificata, corro da mio padre, chiedo di fermarli. Mio nonno, il padre di mio padre, mi ferma, è furioso e mi grida perché sono scioccata da ciò che vedo e minaccia di buttare via tutte le mie cose. Penso che addirittura mi possa picchiare. Mio papà mi guarda come un uomo affascinato. Mia mamma mi dà una calza rotta e io non la indosso, decido di lasciarli tutti. Secondo M, la sua nonna era una donna intelligente che cercava attenzione a tutti i costi ed era coinvolta in un ente di caritatevole pubblico. Tutti i membri familiari facevano fatica con lei, ma cercavano di andarla a trovare, ma lei l'andava a trovare perché, nonostante avesse dei sentimenti contrastanti, perché voleva mantenere rapporti, rispettare i legami familiari e anche per via della riluttanza nell'offendere il padre. In un sogno, l'immagine del porno è una immagine di relazione, puoi guardare il porno finché vuoi, ma non ti sentirai mai amato o innamorato. Ma amore ed Eros sono il territorio del superumano, dove tutto può succedere tranne per lo scenario pianificato e diretto da un individuo. Subito dopo aver iniziato a lavorare insieme, mi sono accorto che M aveva paura della rivoluzione, cosa che appariva molte volte nei suoi sogni. Lei si confrontava con degli aristocratici che venivano derubati, uccisi, umiliati durante la rivoluzione per il loro benessere e i loro privilegi. Suo padre e sua madre hanno cercato di stare insieme, anche se litigavano spesso, hanno fatto molti sforzi cercando aiuto da diversi specialisti, terapeuti e coach. E mi ricorda, una notte ho sentito mio padre e mia madre litigare e parlare di divorzio. Mia madre ha portato delle argomentazioni talmente logiche e convincenti che mi hanno lasciato senza dubbi che il divorzio sarebbe avvenuto. Cercavano di divorziare, ma non sono riusciti a divorziare e quindi ogni volta quando noi tre eravamo da soli c'era una sorta di situazione brutta. Se eravamo in quattro andava bene, quindi volontariamente invitavo sempre mio fratello ad unirsi a noi, altrimenti mia madre avrebbe iniziato ad attaccare me e il mio rapporto con mio padre. Mi sentivo come una prostituta e non sapevo perché. M ha imparato a nascondere le parti di se stessa che la madre non amava. Il padre si è allontanato, dimostrando un atteggiamento zen, scompariva e si nascondeva dietro le idee del buddista di accettazione e amore. La possibilità sempre presente del divorzio è diventato parte dell'atmosfera familiare e M ha imparato a notarlo senza notarlo allo stesso tempo. La famiglia voleva trovare l'amore, l'affetto, l'eros nel giusto modo, elevato dal punto di vista spirituale, attraverso l'autosviluppo, il miglioramento, l'autoconoscenza e lavorare alle cose. Entrambi i genitori lo volevano, ma nella mente inconscia di M l'idea e l'immagine dell'amore era priva di spontaneità e di piacere. Era l'assenza di scelta che veniva simultaneamente dichiarata. Olena, possiamo fermarci un attimo? Potresti parlare un po' più lentamente a favore degli interpreti? Grazie. Sì, mi scuso. Quindi,
uno di questi sogni che parlava del movimento verso la trasformazione, Em e la sua amica, che Em odiava, e la mamma di Em si trovano sul balcone. La madre cerca di spingere la figlia giù dal balcone e rimanendo con la sua amica accanto a sé. Em si tiene al balcone con le mani per cercare di non cadere. Em ha iniziato a sviluppare la propria attività, offriva servizi individuali e di gruppo di consulenza su temi specifici legati alle regole, alle tradizioni e alle culture dei comportamenti. Era una cosa che davvero amava, una cosa che faceva bene e su cui aveva fatto formazione. Le cose gradualmente si sono sviluppate. Però ogni volta che parlavamo del suo lavoro, lei brillava e quindi non mi sorprendeva che le persone ricercassero i suoi servizi. Nel nostro contatto sentivo sempre una presenza di attenzione ai sentimenti, attenzione e rispetto per la parte vulnerabile della persona, ma anche riflessione, curiosità e profondità. Ed è stata la presenza di questa profondità e riflessione che mi allarmava e mi affascinava in particolare, perché secondo me questo non corrispondeva alla sua età. Ma sicuramente mi ha dato gioia nel contatto con lei. Tenevo sempre a mente questo aspetto, vedendo dei segnali del sé e della grandiosità delle difese del sé. Le relazioni personali diventavano lo spazio in cui si svolgeva la rivoluzione, l'ego sperimentava la morte o l'atto di morire. Come partner sentimentali, M sceglieva sempre persone mitiche, che sembravano venissero da un'altra realtà o da una fiaba. Anche se gli uomini non erano sposati, era difficile vedere un matrimonio senza dover fare grossi sacrifici o superare ostacoli da parte di M. La sua prima relazione seria le avrebbe richiesto di modificare la sua religione. Un'altra relazione è sfociata in un rapido matrimonio con un amico di infanzia che dava un tono romantico alla cosa. Tutto è successo velocemente. Em era un po' confusa, in ansia e spaventata. Risentivo in lei timore, desiderio, incapacità di fare qualsiasi cosa e il mio cuore ne soffriva. Durante il primo anno di matrimonio, Em si è trovata ad ammettere che lei e il marito avevano valori molto diversi. L'ho guardata mentre la sua frustrazione aumentava gradualmente, trasformandosi in disprezzo e disgusto, e in come in modo determinato lei cercasse di soffocare la tensione del conflitto interno, perché il divorzio non era assolutamente un'opzione per lei. M voleva comprendere ed accettare le differenze di suo marito per comprendere se stessa e le sue responsabilità nell'ambito del matrimonio e per adattarsi, perché condannava le donne divorziate. Il marito di M andava frequentemente in chiesa, seguiva i riti e si immergeva nella religione e lei ha iniziato la sua ricerca tra i poli della manifestazione autoritaria dei postulati religiosi, della propaganda religiosa e dello studio approfondito della religione come simbolo e mito della combinazione di amore e regole, legge. Inconsciamente M stava ripristinando il suo sistema di importanti, profondi simboli del bene e del male e in particolare il luogo, il posto dell'aggressione. In cerca di aiuto, sia l'uomo che la donna si rivolgono alla società, poi alla religione o alla cultura, alle culture di diversi paesi, poi ai miti. Inconsciamente M ha scelto le relazioni che la portassero in contatto con la religione. Il corpo di M è diventato un reale contenitore di contatto con la rabbia. Durante il secondo anno del matrimonio, il corpo di M ha reagito con delle vesciche molto dolorose che non guarivano. Esausta dall'esperienza, M vedeva queste vesciche come un messaggio del suo corpo. Erano come piccoli vulcani del sé, del suo corpo, che non le consentivano di mentire a se stessa sui suoi sentimenti di rabbia, non le consentivano di evitare di provare vergogna di non poter fare quello che voleva e faceva finta di poter fare qualsiasi cosa, che la relazione poteva essere salvata e che avrebbe rieducato il marito. Il corpo è la prima casa di una persona, l'autoritarismo, secondo me, sta nella casa del sé con un'esperienza di perdita di questo spazio come lo spazio del sé. Una persona non si sente più a casa nella sua casa. E
inaspettatamente è stata la Chiesa stessa che ha benedetto, diciamo, la benedetta con il divorzio. E ha trovato un pezzo un passaggio del Vangelo in cui Cristo si arrabbia con le persone. È stata la capacità del figlio di Dio di essere umanamente arrabbiato che è diventata una rivelazione per M. E sembrava a quel momento che avesse trovato nella fede le risposte al Dio perso e all'amore. Un altro momento di shock si è verificato durante una conversazione con una suora che M rispettava molto. La suora ha detto tra le varie cose che la Chiesa comprendeva il divorzio e questo ha reso possibile per M far prevalere il suo desiderio di divorzio. Si è resa conto che non aveva la forza per discutere il divorzio al di fuori della terapia per via del pesantissimo senso di vergogna che sentiva nei confronti del mondo, dei suoi genitori e di se stessa. M ha fatto un passo decisivo quando il suo animale domestico si è perso e poi è morto. Per M questa ha rivelato una dimensione temporale, un fenomeno di inevitabilità e una minaccia al simbolo della vita istintiva. Quindi ha fatto armi e bagagli e ha lasciato il marito e dopodiché ha fatto un sogno in cui sognava appunto di dare alla luce una bambina. Grazie dell'attenzione. E penso che adesso devo dare la parola a Xana Zaleska. La rispetto moltissimo come collega e anche come mentore, come insegnante, come analista junghiana. Grazie a lei, Olena. Ciao cari partecipanti al webinar, grazie del vostro supporto, grazie a Donald dell'attenzione, grazie Olena. E voglio iniziare. L'Ucraina ha una lunga storia di lotta per la propria indipendenza e di recente si è liberata di un regime totalitario e quindi sta ancora lottando in cerca e nella creazione di un percorso democratico di sviluppo nelle sue istituzioni interne. Le scuole sono tra le istituzioni meno democratiche ereditate dal passato totalitario e malgrado il desiderio di libertà e democrazia nel movimento generale dell'Ucraina, l'educazione scolastica in Ucraina resta priva di riforme e rimane molto discriminatoria, autoritaria con il modello sovietico. Questo significa che c'è ancora coerzione nelle scuole, un divieto della libera espressione, violenza psicologica da parte degli adulti nei confronti dei bambini, timore e una carenza di approccio inclusivo alla diversità. Gli adulti, sia gli insegnanti che i genitori, si rivolgono ancora ai bambini in questo modo: stai zitto, non muoverti, a nessuno interessa quello che hai da dire, farai quello che ti viene detto di fare. Ricordo nel 2014, all'inizio della guerra, su invito del dottor Serhiy Bohdanov dell'Accademia Moglia di Kiev, ho iniziato a lavorare nella regione di Luhansk a insegnare agli psicologi scolastici spiegando come lavorare con i bambini che avevano vissuto esperienze traumatiche. Abbiamo creato programmi per bambini, un programma per i bambini che abbiamo poi chiamato Safe Space. All'epoca affrontavamo il fatto che i bambini né a scuola né a casa avessero il diritto di parlare di quello che stava succedendo, delle loro sensazioni, delle loro emozioni, paura, disperazione, comportamento regressivo, aggressione, erano percepiti come cattivi comportamenti che interferivano con i processi normali e che dovevano essere puniti e controllati. I giochi di guerra erano vietati, i bambini non avevano nessun posto in cui rivivere le loro esperienze. A livello di sistema, evitare le esperienze, la dissociazione dei sentimenti e il controllo autoritario funzionavano con il nobile obiettivo di proteggere i bambini, proteggerli dai sentimenti, dai ricordi di esperienze orribili e soprattutto per evitare il conflitto e la tensione in nome dell'ordine. E mi viene in mente l'ordine supremo di Guerre Stellari, perché è quello che succedeva a scuola, tutto veniva controllato dall'alto, le persone non avevano voce in capitolo. L'unica strategia che avevano gli insegnanti era rafforzare la componente educativa, quindi dare un sacco di compiti e di esami ai bambini per evitare che vivessero queste emozioni. All'interno del programma abbiamo proposto una cosa completamente diversa: parlare con i bambini, condividere sensazioni, creare regole di interazione con i bambini, non evitare le esperienze difficili.
giocare e occuparsi del contatto e del senso di fiducia nel rapporto. Naturalmente abbiamo trovato resistenza, ma non ci siamo fermati. Abbiamo lavorato con gli insegnanti, gli psicologi, per cercare di creare un'atmosfera per loro in cui si sentissero di poter avere fiducia, di sentirsi curati e di avere un approccio molto diverso al loro bambino interno. E gradualmente gli adulti sono stati in grado di creare uno spazio sicuro per i bambini e hanno iniziato ad implementare il nostro programma. Vorrei adesso mostrarvi una vignetta in cui i bambini hanno recuperato la capacità di rivivere le esperienze difficili piuttosto che dissociarsi. In uno dei gruppi Safe Space, i bambini hanno rivissuto, ricreato scene dolorose di aver perso le loro case, di violenza, di omicidio, di vendetta. All'inizio si trattava di giochi individuali, poi i bambini si sono messi a giocare insieme, i loro familiari hanno iniziato a comparire nelle storie dei bambini e i recinti di sabbia sono stati suddivisi in due parti. Entrambi con delle scene di guerra. A poco a poco i giochi sono passati dai recinti di sabbia al pavimento. I bambini con i Lego hanno creato dotazioni militari, distribuito gli spazi sul pavimento e hanno iniziato a costruire città e connessioni tra le città. Le interazioni tra città erano piuttosto aggressive, con attacchi militari, catture e uccisioni. Il mio collega e io abbiamo guardato in shock. Testimoni silenziosi e solo di tanto in tanto intervenivamo per mantenere la sicurezza. Abbiamo atteso che ci fossero degli sviluppi negli eventi, ma allo stesso tempo eravamo a disposizione dei bambini. A volte i bambini ci invitavano a giocare, richiedevano il nostro aiuto e noi rispondevamo brevemente e poi tornavamo al nostro ruolo di testimoni sperimentando tutto quello che avevamo visto. Abbiamo provato molti sentimenti, dolore, disperazione, orrore. A volte volevo chiudere gli occhi. I bambini giocavano giochi vietati che non potevano, a cui non potevano giocare a scuola o a casa. Sentivo la fiducia che i bambini avevano in noi, ma non sapevo quale sarebbe stato il risultato. Ci eravamo concentrati su accompagnarli in questo processo. Il gioco delle città ha continuato, è diventato sempre più dettagliato e si è sviluppato ulteriormente. I bambini hanno costruito le infrastrutture delle città, ricostruendo simbolicamente le case distrutte in base alla loro esperienza di vita reale. E a quel punto non volevano più essere attaccati. Le strade, le ferrovie e le connessioni aeree tra le città hanno cominciato ad apparire e c'erano molti meno conflitti. Le basi militari venivano separate e svolgevano le loro funzioni di protezione, di difesa. Hanno sviluppato commercio, lo scambio di beni e cooperazione. I bambini hanno introdotto dei ruoli sociali, hanno eletto presidenti, banchieri, insegnanti, giudici e addetti alle vendite. Di fronte ai nostri occhi, il gioco e i bambini si erano gradualmente trasformati. I conflitti non sono scomparsi, ma c'era un luogo per discutere e risolvere, il che creava un senso di fiducia. Un altro progetto in cui abbiamo promosso la libertà di espressione è Jungian Serial Drawing adattato alle condizioni del tempo di guerra. Questo progetto vuole creare uno spazio sicuro per i bambini, un'opportunità per esprimere tutti i loro sentimenti in modo sicuro. Puoi disegnare nel modo che vuoi e quello che vuoi. Sono qui per te. Un ragazzo che chiameremo K, di 12 anni, che ci è stato mandato da un pediatra 2 mesi dopo la comparsa di alcuni sintomi come ansia, paura della morte, problemi di sonno, rifiuto di mangiare, paura di vomitare, che hanno portato ad una perdita di 10 kg per questo bambino. Quando l'ho visto la prima volta non poteva nemmeno stare in piedi, a volte era emaciato e pendeva verso sinistra. Nella prima sessione non riusciva nemmeno a sedersi, si è sdraiato. I sintomi erano apparsi dopo che era stato colpito da un attacco missilistico mentre si trovava in strada con suo padre. Non avevano visto nessuna distruzione, nessun decesso, aveva solo sentito l'onda d'urto e un suono fortissimo. E lui aveva descritto l'esperienza con una forte paura e ha detto: è morto qualcosa dentro di me. Nella prima sessione ho svolto una psicoeducazione, ho normalizzato i suoi sentimenti, abbiamo parlato un po' di quello che gli piaceva, dei suoi interessi, ma era tutto rimasto, rimaneva al passato remoto, prima dell'attacco missilistico. Non riuscivo a trovare problemi o traumi precedenti nel passato, nella sua anamnesi, e quindi ero molto sorpresa dalla potenza di questa reazione.
all'attacco missilistico. Ho pensato che ci dovesse essere qualcos'altro dietro. Al secondo incontro il bambino ha iniziato a disegnare. Il suo primo disegno si chiamava Fermarsi durante un viaggio in treno. Durante un viaggio lo potete vedere, c'è una nave che si trova incastrata tra due isole. Questo disegno per me era un'illustrazione del blocco del bambino, il suo senso di abbandono di tutti i suoi desideri e delle sue aspirazioni. Al contempo lo vedevo come una protezione, un riparo dalla tempesta. Nel suo secondo disegno c'era un elicottero e ragazzi, il bambino mi ha detto: "Questo è il mio nuovo amico, ci aiuterà la nave a riprendere il suo viaggio e insieme andranno in Italia." Era già un'indicazione diretta della buona alleanza che avevamo creato e della nascita del sentimento di fiducia tra noi. Ero molto felice dopo questa riunione, questo incontro. Il bambino ha iniziato a mangiare. Dopo circa un mese e mezzo di lavoro, quando erano già riprese alcune attività in classe piacevoli, lui ha, vi faccio vedere il disegno 7, che si chiama Due Amici, e per me è stato un simbolo della riunificazione delle due parti divise della sua psiche. Se possiamo mostrare il prossimo lucido. Era un ritorno delle sue forze vitali, della sua sana aggressione, e il ragazzino ha ripreso le classi di Aikido. E è diventato chiaro che c'era un altro fattore nello sviluppo di tali sintomi. Sua madre a un certo punto è entrata in classe all'inizio della lezione e ha iniziato ad accusare il bambino di non aver fatto i compiti, di non essersi riposato abbastanza. Ha detto che, anzi, doveva smettere di riposarsi e di mettersi a lavorare. E il ragazzino ha detto: "Mamma, vattene, stai interrompendo il mio lavoro." Quindi cos'era successo? Il bambino si sentiva meglio e la pressione, la coercizione, la violenza psicologica relativa alla scuola è tornata. Gli insegnanti hanno fatto pressione, sulla madre: si è perso un sacco di lezioni, non riuscirà a superare le prove, devi controllarlo, devi fargli fare i suoi compiti. Al sistema autoritario non importa l'esperienza del bambino, quello che conta è raggiungere risultati e ordine. Il ragazzino ha iniziato a litigare, a creare conflitti, a difendere la sua opinione. Lui stava riprendendo la sua forza persa, la sua energia mentale, e i processi di separazione tipici della sua adolescenza sono stati ripristinati. Io l'ho supportato attivamente, allo stesso tempo confrontando il desiderio dei suoi genitori di controllarlo e fargli pressione. Nel suo nono disegno, L'occhio di Cthulhu, qui potete vedere un eroe su un drago. Lui si identifica con questo drago e l'eroe lotta, combatte l'occhio di Cthulhu. Questi sono i motivi di un gioco molto conosciuto a cui giocano i teenager, gli adolescenti, ma per il bambino aveva un significato individuale, perché l'occhio vede tutto e che uccide con il suo controllo e ti risucchia la vita. Il suo amico l'ha aiutato, lui non era da solo. Mi sono davvero rallegrata, gli ho detto che lui era molto coraggioso e poteva difendere le sue opinioni e supportare il suo desiderio di difendere i suoi limiti. Io ho cercato di avvicinarmi ai suoi sentimenti, di approfondire il contatto e di mantenere il contatto per poter sostenere le sue idee e il suo desiderio di crescere e svilupparsi, perché per me la fiducia è la chiave per la democrazia. Per concludere, vorrei parlare di Winnicott, che dice che lo spazio potenziale tra un bimbo e una madre, tra un bimbo e la famiglia, tra un individuo e la società o il mondo, dipende dall'esperienza di fiducia. Può essere considerato sacro per un individuo perché è il luogo in cui lui o lei vive una vita creativa. E se l'esperienza di fiducia è persa come risultato di un trauma, c'è speranza di ripristinare le sue condizioni speciali di spazio sicuro e rapporti significativi. Laddove la vita creativa può riemergere in un gioco libero, dove la democrazia interna ed esterna è possibile, la fiducia non può esistere in un mondo totalitario dominato da un adulto autoritario. Per la fiducia ci vuole uguaglianza. Per promuovere la fiducia significa contrastare il trauma. Grazie dell'attenzione. Grazie, grazie a entrambe. A questo punto invitiamo le eventuali domande. Se volete inserire le vostre domande nella chat, inizierò io, se per voi va bene.
E voglio dire, le vostre presentazioni sono così utili, so che mi daranno molte cose su cui pensare, a cui pensare, e mi aiuteranno a riflettere su tante cose su cui ho già ponderato molto, ma magari le reazioni iniziali di oggi. Penso che questo si riallacci ad entrambe le presentazioni da Oksana e Olena. Penso alla libertà d'espressione, che mi sembra un aspetto fondamentale della democrazia, e una carenza di libertà d'espressione davvero va di pari passo con l'autoritarismo, perché una va, non ci può essere una senza l'altra. E quello che mi incuriosisce è la libertà d'espressione nella mia cultura. Mi sembra che ci sia stata un'erosione della libertà d'espressione, anzi so che c'è stata. Ci sono tante cose che non possiamo più dire, so ci sono veri problemi di libertà d'espressione in presenza di un regime autoritario o totalitario, e c'è anche una carenza di libertà d'espressione all'interno della psiche. È stato detto che a volte si può dire, in uno studio di uno psicologo, si può dire, qui puoi dire tutto e le persone non riescono a dire quello che vogliono perché sono abituate a non potersi esprimere. Ma è una cosa che facciamo anche su noi stessi. Nel caso, per esempio, di cui stava parlando Olena, ci sono cose che diciamo noi stessi che non possiamo pensare, che non ci autorizziamo a sentire. Quindi mi chiedo, Donald, se hai altre riflessioni su questa questione della libertà d'espressione interna ed esterna. Beh, ovviamente è un discorso, praticamente la voce, l'uso della voce, l'espressione vocale, quello, esternalizzare quello che pensiamo, come ci esprimiamo. E quindi è molto importante, fondamentale per la democrazia della psiche e l'espressione di tutte le nostre parti. Penso che fosse Riker che parla della voce dell'inudibile. E quindi molte cose che noi facciamo e nelle nostre terapie è cercare di trovare appunto la voce dell'inudibile, coloro che non hanno potuto esprimersi, non hanno trovato il coraggio di esprimersi, oppure anche il linguaggio appropriato per esprimersi. Danelle Stern ha pubblicato un libro, Unformulated Experiences, uno dei modi in cui ci manteniamo dissociati, inconsci, e che evitiamo appunto di esprimere in maniera chiara i nostri pensieri. Ecco, ci sono delle piccole immagini che ci appaiono nella mente di cui dobbiamo essere consapevoli, magari un ricordo, magari un sentimento, però mantenendo tutto disconnesso, non esprimendosi in maniera chiara anche nei nostri confronti, non esprimere le esperienze non formulate le manteniamo inconsapevoli, inconsce. Quindi parlare a voce alta, per così dire, esprimersi chiaramente, questo fa parte del mondo democratico, sia interno che esterno, lo vediamo in quello che sta succedendo nell'Unione Sovietica attualmente. Però, come avete detto, abbiamo anche autoritarismo della sinistra. Lo vediamo anche nei nostri campus universitari. Adesso volevo passare la parola a Dimitri, suo turno. Salve Dimitri. Mi sentite bene? Sì, la sentiamo. Ecco, adesso torniamo, diciamo, alla posizione teoretica fondamentale, la funzione trascendente a livello collettivo. Ecco, quando parliamo di dissociazione, quando ricordiamo questi demoni, ecco, dobbiamo anche ricordare che queste sono le caratteristiche principali.
Esattamente, questa è la vita durante la guerra, come viene percepita dall'esterno, soprattutto se ci troviamo coinvolti profondamente con il nostro, con il proprio paese. Non possiamo avere un vero e proprio riposo, perché riposarsi praticamente sia un riposo tra due compiti, questo è importante. Praticamente non abbiamo lo spazio sufficiente per riposarci, però abbiamo uno spazio per lavorare. Ecco, non possiamo liberarci di questi poteri, possiamo solamente illuderci, possiamo, diciamo, mentire a noi stessi, ma il nostro destino è di continuare a combattere per assicurare la nostra sopravvivenza. Comunque è un percorso, diciamo, molto duro, vero, proprio inferno. Però diciamo stiamo attraversando il purgatorio, però in questo modo abbiamo la possibilità di difenderci. I colleghi hanno parlato molto di questa ricostruzione a diversi livelli della società ucraina, nel senso di identità, anche di posizione di base della nostra società. Non possiamo evitare questa lotta, dobbiamo attraversare questo inferno, ma quando usciremo da questo inferno raggiungeremo un livello appunto di trascendenza. Che cosa ne pensa Donald? Beh, io penso uno di questi dei contributi che Jung ha dato, che non è apprezzato in maniera sufficiente. C'è uno strato della psiche, del mondo che chiama il collettivo, the collective, che è costituito da estremi di opposti binari, sentimenti, opinioni estremi. Tutto è polarizzato, è portato agli estremi, per così dire. E questa è la dimensione dell'archetipo. Quando ci troviamo in una situazione di guerra, una guerra archetipica, e tra una lotta tra estremi, tra posizioni estreme. L'Ucraina attualmente sta praticamente avendo difficoltà perché la propria identità è violata dalle bombe, dal potere dell'esplosione di estremi. La democrazia non è possibile in una zona bellica, un'area bellica. La democrazia richiede un contenitore, ma durante la guerra tutti questi contenitori sono rotti e quindi l'unica scelta è di difendersi da qualcuno che cerca di ucciderci. C'è una questione di vita e di morte, del bene e del male. E ci sono sempre delle opzioni all'interno delle culture occidentali, ci sono delle persone che non vogliono combattere, possono trovare dei modi alternativi per aiutare il paese. E questo è molto importante per alcune persone che non vogliono prendere parte, non vogliono dividersi tra una parte e l'altra. Però anche questo diventa problematico quando il paese o la propria vita sono minacciate. Nell'Ucraina c'è questa lotta tra le persone che cercano di difendere il paese, patrioti, e coloro che non vogliono combattere e cercare appunto di dare spazio anche a queste persone. Questo è molto importante per un paese civile, appunto, concedere spazio a persone che non possono unirsi a questa lotta. Entrare in un mondo sconosciuto, all'inferno. E quindi non ho molto da aggiungere, Dimitri, a parte il fatto che in questi spazi intermedi, questa terra intermedia dove avviene la trasformazione di questi estremi di archetipo, dove è possibile, per questo motivo che continuiamo a combattere questa guerra
Solo Dio lo sa quando terminerà. Ci auguriamo appunto che l'Ucraina possa liberare le proprie zone, ristabilire l'integrità del proprio paese, abbracciare la democrazia, ma fino a quel momento bisogna combattere anche perché non c'è un'alternativa. Ecco, vi preghiamo di rivolgere le vostre domande nella chat, appunto, non nella parte dedicata alla domande e risposte. Grazie. Ecco, potete rivolgere le vostre domande anche in ucraino. Abbiamo la prima domanda che ci chiede appunto questo meccanismo delle psiche per quanto riguarda appunto l'Unione Sovietica e appunto totalitaria, e appunto se la stessa situazione è simile in Cina. Diciamo. È un po' al di fuori della mia competenza, nel senso che non conosco sufficientemente la realtà politica per fare un confronto. Si tratta di regimi totalitari, quindi ci sono delle similarità in questi due paesi. Manca la tolleranza, non c'è tolleranza nei confronti di altre opinioni, opinioni della minoranza, anche di religioni, di razze minoritarie. Ci sono grandi timori alla base di questi sistemi, di questi regimi totalitari. Io praticamente sono cresciuta in questa cultura delle armi nel Wisconsin del nord, dove si usavano appunto le armi per andare a caccia, per pescare. Anche mio padre apparteneva a un'associazione di persone che erano in possesso di fucili, fa parte di una lobby molto potente negli Stati Uniti, che ha popolato le strade dell'America con oltre 300 milioni di armi, ha portato queste armi sulle strade, quindi i cittadini americani sono traumatizzati, anche bambini traumatizzati, si uccidono a vicenda con un'allarmante frequenza. E tutti quelli della generazione di mio padre parlano appunto di questa potenza delle armi, però le armi vengono utilizzate per la difesa, ci si difende quando si ha paura. Tutti questi uomini avevano paura, erano terrorizzati, avevano paura dei comunisti, avevano paura del fatto che i comunisti potessero governare il paese. Una volta diciamo che la minaccia comunista è diminuita, hanno iniziato a avere timore dei terroristi, quindi di altre cose. Adesso hanno tutti paura della Cina e ovviamente anche dell'Unione Sovietica, questo in maniera giustificata, basato tutto sul timore, terrore, paura di invasione, di controllo. Ogni nuova energia creata sulla faccia della Terra è stata immediatamente aggredita dall'ordine totalitario, dal vecchio ordine. Si trova anche nella metodologia che i miti cristiani. Erode ha mandato appunto i soldati a uccidere tutti i bambini dopo che Gesù era nato. E quindi ci sono nuove possibilità, queste che si trasformano in una minaccia dell'ordine e che porta alla violenza, quindi questo angelo delle tenebre. E diciamo, questa è una struttura archetipica di base fondamentale del vecchio ordine e del nuovo sviluppo all'interno della psiche. Grazie, Donald. Ci sono moltissime domande.
La prossima a Anna Qtech, Internet e Social Media, cioè pensate che sia un inconscio collettivo con le caratteristiche dei demoni e delle illusioni? In che misura lo può essere? Diciamo un punto molto valido e noi stiamo iniziando un'era in cui cioè, gli estremi praticamente fioriscono e si sviluppano sui social media. I social media diventano un modo di evitare la realtà dura, la dura realtà con cui siamo tutti confrontati. E come umanità ritengo veramente che come generazione attuale, cioè ci viene chiesto di creare spazio, di affrontare la realtà sconosciuta da altre generazioni sul nostro pianeta. Spero di avere gli strumenti necessari per affrontare. La psicologia svolge un ruolo molto importante in questo ambito. Se consideriamo, ad esempio, la violenza presente nel mondo, la proliferazione delle armi e anche di tutti i problemi in Africa, la mancanza di eguaglianza nel mondo causata dall'eccesso del capitalismo, del consumerismo, anche la distruzione del pianeta. Ecco, nessun'altra generazione ha dovuto affrontare queste problematiche. Aggiungiamo poi a questo mix i social media e internet che consentono a tutti di trovare appunto un altro piccolo gruppetto di persone illuse. Con cui possono parlare dell'ultima teoria di cospirazione. E queste teorie di cospirazione, ecco, sono molto attraenti, sono molto più attraenti della complessità del non conoscere il significato di qualcosa. Se dobbiamo affrontare la grande complessità della vita, le difficoltà dell'industria dei servizi è molto complicata. Beh, diciamo è più facile rifugiarsi in questa semplicità di cosiddette verità dell'autoritarismo e di queste cospirazioni. Praticamente sì, i social media sono un po' come l'inconscio collettivo. So che ci sono anche delle cose positive, ovviamente riunisce le persone, offre la possibilità appunto di collegarsi in tutto il mondo. Non potremmo certo condurre una conversazione di questo tipo se non fosse per internet. Quindi ha pregi e difetti, però diciamo mi preoccupa, è come gettare un po' benzina su a fuoco per quanto riguarda gli estremi, quello che ci viene chiesto di comprendere, sostenere e di trasformare. La prossima domanda di Salomia appunto ci chiede a proposito del nostro sistema autoritario interiore, come rende possibile appunto di coinvolgere il senso dell'umorismo. Penso che questa domanda sia rivolta a tutti i relatori di oggi. Sì, mi interesserebbe appunto commentare, rispondere a questa domanda. Chiedo che il senso dell'umorismo è la prima cosa che viene minacciato, minato, in base alla mia esperienza. Io vedo che il senso di umorismo praticamente scompare, c'è cioè una percezione piatta o c'è cioè una distorsione, assume la forma di sarcasmo, pretende di essere appunto umorismo, diventa anche aggressivo. Si tratta di distorsione. Oksana desidera rispondere a questa domanda? No? Ok.
Allora, racconto una piccola storia di come io e Mike, il paziente, abbiamo trovato un modo per esprimere l'umor. Mentre lavoravo con lui stava costruendo una casa utilizzando materiale disponibile sulla terra, diciamo con legno e cetere. Stavo facendo la stessa cosa a 50 km di distanza. Comunque ci incontravamo spesso in queste aziende del legname per acquistare vario materiale, chiodi, eccetera. E molte delle nostre sessioni, diciamo, che praticamente erano caratterizzate dall'espressione delle sue emozioni estreme, erano anche collegate un po' a delle nostre storie di fiasco, diciamo, di fallimenti nella costruzione delle nostre case, ad esempio trattori che si erano capovolti, ci siamo rotte le gambe, eccetera. Comunque, vabbè, io avevo un trattore, John Deere, e lui aveva invece un trattore cabode e mi ricordava sempre che il suo trattore era più grande del mio. E quindi così avevamo questo confronto un po' maschilista, non ci dobbiamo, diciamo, preoccupare di questi sentimenti sottili perché siamo uomini duri con i nostri tattori, i nostri martelli, eccetera. E poi ovviamente possiamo passare a parte dell'umor che faceva parte di questo. Non penso che avremmo potuto affrontare un materiale così difficile senza un senso dell'umorismo. Anche appunto sincronismo anche, no? È importante. Bene, ci sono più domande rispetto al tempo a disposizione. Alexandra di Montezemolo chiede appunto se la libertà di espressione potrebbe essere libertà del parlare può essere, diciamo, trasformato in spirito di espressione, che mi sembra che a volte, appunto, per giocare nella sabbia, disegnare, eccetera, modi di espressioni senza parole, di autoritarismo collettivo, personale, sono essenziali per accedere al nostro mondo interno. Beh, un modo per esprimere. Quindi se si ha un sentimento che non può essere espresso, un'emozione che non può essere espressa, non ci sono parole per, diciamo, esprimerlo, però può essere simbolizzato con, non so, con un disegno, come ha detto Oksana, l'arte dei bambini, oppure nella sabbiera, e da espressione. Questo fa parte della diventare consapevoli. Grazie, ci sono, sì. Moltissime espressioni. C'è una domanda? Ecco, se posso intervenire per quanto riguarda l'espressione di se stessi, tornando ai bambini. I bambini, quando crescono, almeno questa è la mia impressione, allo stesso tempo, aspirano alla democrazia, vogliono esprimersi appieno. Però non hanno ancora la capacità di esprimersi verbalmente perché stanno scoprendo, esplorando, e lo fanno attraverso opere creative, arte, opere d'arte, e aspirano a ottenere ordine dove viene creato uno spazio per loro, in modo da avere la possibilità di esprimersi, di stabilire questo ordine insieme agli adulti. E poi questo rende possibile evitare diciamo, l'autoritarismo, se è possibile condividere questa responsabilità anche con i ragazzini, anche se sono giovani, come questo, lo spero che tutte le scuole possano diventare democratiche nel futuro. Grazie. È così frustrante quando non abbiamo tempo a sufficienza.
Ci sono domande veramente straordinarie. Comunque potete leggere queste domande. Mi dispiace per coloro che non hanno ricevuto una risposta alle proprie domande. Purtroppo dobbiamo concludere questa sessione e passare a Lisa. Volevo solamente ringraziare tutte le persone che sono intervenute oggi. Abbiamo parlato di democrazia e di autoritarismo interno ed esterno. Devo ringraziare tutti i partecipanti. Mi auguro che possiate fare una donazione, metteremo un link nella chat per fornire supporto ai colleghi in Ucraina che stanno lavorando duramente in circostanze estremamente difficili e il vostro dono potrà aiutare appunto anche la sopravvivenza in Ucraina. Ucraina in questo momento molto difficile. Ecco, ecco, la nostra professione è stata colpita enormemente dalla guerra, molte persone non possono permettersi la terapia, i nostri colleghi hanno perso fonte di reddito e molti dei nostri colleghi lavorano in condizioni molto difficili e ovviamente devono affrontare anche le proprie lotte, cercano di fornire supporto anche ai genitori anziani, affrontare l'aumento dell'inflazione e anche problematiche umanitarie. Mettiamo il link nella chat, potete fare clic su questo link, potete fare una donazione generosa equivalente al vostro onorario orario. Poi ovviamente per coloro che hanno contribuito, ringraziamo tutti, grazie della vostra generosità che fa la differenza. Abbiamo bisogno anche di un numero maggiore di sponsor per questi webinar, per coprire alcuni costi del webinar. Per questo motivo possiamo mandare tutti i fondi raccolti all'Ucraina, quindi ad individui, a organizzazioni, e anche il costo di 130 sterline per ogni webinar e ringraziamo l'organizzazione anche per la sua generosità. Grazie Lisa per essere una presidente veramente straordinaria. Ecco, rimanete ancora qualche minuto. Per quanto riguarda Social Treaty and Matrix Group, la scadenza è domani. Ricordate che abbiamo nuovi gruppi di lettura che abbiamo gestito l'anno scorso, sono molto potenti, intense, hanno fatto esperienze straordinarie. Il gruppo si incontra una volta al mese, Social Dreaming Matrices, possono essere delle esperienze molto profonde per i partecipanti e anche poi l'attenzione che è rivolta anche all'inconscio collettivo, però senza questo contributo non è possibile questa trasformazione. Questi gruppi rappresentano un'opportunità per coinvolgere i nostri colleghi ucraini in un gruppo, diciamo, in un contesto più piccolo. C'è anche il sito Ares, ci sarà un link nella chat. E poi dopo le prenotazioni che si compileranno domande, verrà pubblicata una lista dei gruppi in caso ci sia uno scambio e appunto mi auguro che questa sia un'esperienza che vi arricchisce. Il prossimo mese avremo Verena Kast, Olga Kasianenko e parlerà dell'argomento di come affrontare il dolore, il webinar. Avverrà il 24 ottobre e poi un annuncio molto triste. WOJ ha preso la decisione che non possiamo fornire l'interpretazione in altre lingue a parte l'ucraino
e i membri di questa organizzazione ha ricevuto un lavoro molto importante. Non avremo più le risorse per gestire e organizzare le traduzioni e l'interpretazione. Quindi anche alcuni membri del nostro comitato non hanno più tempo a disposizione. Tutte le donazioni vanno all'Ucraina, quindi non abbiamo neppure risorse economiche. E quindi se siete disposti a essere membri del comitato nei prossimi 8 mesi, mandatemi un'email e troverete la mia email nella chat. Nel frattempo, volevo ringraziare i nostri interpreti che praticamente hanno fornito i propri servizi professionisti a livello gratuito a supporto dell'Ucraina. È stata veramente un'esperienza molto importante che i colleghi hanno fornito supporto ai nostri colleghi. E poi volevo chiedere appunto se sono disposti praticamente a salutare Angelina, Katia, Chiara, Luisa, Lisa, Antje, Silvia, Luciano, eccetera, tutti gli interpreti che non sono qui oggi ma che ci hanno aiutato anche nel passato. Questo è un addio e non appunto solamente un arrivederci e non un addio. E poi al team WJ che ha lavorato duramente, Claire, Musho, Sally, Azo, Marilyn, Matthew, Joseph, Cobb e Tommy. Ringraziamo questi membri e volevo ringraziare anche Helen Morgan, a capo dell'organizzazione Social Drinking Matrix Groups, che ha lavorato duramente per la preparazione di questi gruppi. E ora è giunto il momento di salutarci per questo mese tutti i nostri colleghi dell'Ucraina, coloro a rischio. Preghiamo per l'incolumità delle vostre famiglie e ci vediamo il prossimo mese. Quindi rimanete qualche minuto in più mentre Neo appunto ci fa sentire la preghiera dello secolo per l'Ucraina. Rostlin.